qui ci mette l'extremo. Ragazzi, classe. Forza. Spero che la prof non mi interroghi, non ho studiato niente. Ma va. Oggi no, forse sarete voi a interrogare me. Buongiorno, seduti ragazzi! Seduti! Allora, riprendiamo dall'ultima lezione, quella sulle leggi razziali. Adesso vi ho portato alcuni articoli di provvedimenti risalenti all'epoca fascista, riguardano la scuola. Vorrei che facessimo delle riflessioni insieme. Non importa la forma, cercate di esprimervi pure con le vostre parole. Allora, per piacere, Davide, leggi tu l'articolo 1. Alle scuole di ogni ordine e grado, pubblico o private, frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica. Ragazze, oggi è una giornata triste per me, ma penso anche per voi. Ragazze, forse non lo sapete, ma oggi hanno emanato delle leggi in difesa della razza nella scuola italiana. Ma noi siamo italiani. Giusto, quindi non è un nostro problema. Queste leggi dicono che una persona, anche se ha avuto un antenato ebreo oppure di qualsiasi altra razza, potrebbe essere, insomma, venga considerato impuro e quindi un essere inferiore. Purtroppo la legge non è stata fatta magari con qualche intenzione malvagia, ma voi sapete come sono le persone. Qualcuno potrebbe utilizzare questa legge per discriminare, per fare addirittura del male a chi non è considerato italiano e quindi impuro. Per esempio, che cosa potrebbe succedere a queste persone impure? Per esempio, che queste persone potrebbero essere arrestate. Insomma. Professore, ma
Tra noi non ci sono mica impuri o ebrei. Professore, ci sta dicendo che... No, professore, no a lei. Sì, ragazzi. Vi sto dicendo che la mia generazione, pur vivendo in Italia fin dal 1400, e io mi sento profondamente italiano, ma io sarò considerato ebreo e quindi impuro. Quindi sarò discriminato. Ma qualunque cosa mi accada, voglio che voi sappiate che io vi vorrò sempre bene. Buongiorno ragazze. Sedute, sedute. Professore, deve venire con me. Adesso. Ma io stavo spiegando alle ragazze che... Sono sicuro che il nuovo insegnante saprà spiegare bene quanto lei. Da oggi avrete un nuovo insegnante. Vi spiegherà lui tutto quello che dovete sapere. Prego, entri pure, professor Bottelli. Buongiorno. Buongiorno, signor Preside. Questa da oggi è la sua nuova classe. Mi raccomando, metta ordine nelle teste di queste ragazze. Insegni loro chi sono e a cosa sono destinate le donne di questo grande paese che è l'Italia. Mi fido di lei. Arrivederci. Arrivederci. Bene, ragazze, da oggi capirete che le nuove idee all'inizio sembrano strette, ma una volta capite... Sedute. Sapete tutti chi è Mussolini e che ci vuole bene. Si preoccupa per noi. Sta lavorando alacremente per farci ricalcare terre che ci appartengono e che ci sono state rubate. Ma di quali terre sta parlando? Ma come quali terre? Ma cosa vi ha spiegato il vostro professore? Le terre dell'impero che ci appartengono. Fin dai tempi dei Romani, naturalmente. Schiacceremo con la forza del nostro pensiero ogni idea che non sia fascista. Cominceremo a fare pulizia partendo dalla nostra casa, la scuola. Ma abbiamo la scuola sporca e la dobbiamo pulire noi? Ma cosa avete capito? È una metafora. Significa... che la nostra patria è piena di scarafaggi che sono neri e schifosi, esattamente, scientificamente, come gli ebrei, i musulmani, gli zingari, tutta gentaglia che vive sulle spalle degli italiani. Grazie, ma non ti preoccupare, siamo dalla stessa parte. Chi? Sei scema, fai le domande e non capisci le risposte. Voi, l'insegnante, siete da quale parte? Ieri siamo andati a raduno delle rondini fasciste e indovina chi abbiamo incontrato. Il professor Bottelli. È stato emozionante, davvero potente. Non credevamo alle nostre orecchie. Non immaginavamo che noi ragazze fasciste fossimo capaci di tanta bellezza e tanta perfezione.
Il professor Bottelli ci ha spiegato alcune cose su di voi e sulla razza ebrea. Voi tre avete approfittato della nostra amicizia. Non fate le curve, vi siete mischiati a noi per farvi aiutare in italiano. Ma noi vi abbiamo aiutato in matematica, riusciamo bene. Ah sì? Sì, abbiamo sempre dato una mano a chi ce l'ha chiesta. Sai perché avete avuto sempre quei voti alti? Perché l'insegnante era ebreo come voi, ecco perché. Come? Era ebreo. È stato espulso dalla scuola. Mi fai sedere, questo è il mio posto. Avete sentito, ragazze? Questo è il suo posto. Davvero? E quanto l'hai pagato? E come mai non te lo porti a casa di notte? Datele il suo posto. E anche a noi. Datele il suo posto. E anche a noi. Ma noi siamo sempre state vostre amiche. Non usare mai più quella parola con noi. Perché fate questo? Che cosa abbiamo fatto di male? Siete stupide e siete ebree. Con il professore siamo d'accordo che da oggi io mi occuperò dell'ordine della classe. E l'ordine da oggi è questo. Per voi tre il posto è là, in fondo alla classe. Ma là c'è il ripostiglio delle scope. Appunto, sarete lì e con le orecchie ben aperte e pronte a pulire ogni volta che necessita. Come adesso. Sbrigatevi a pulire prima che arrivi il professore. E che brilli tutto, altrimenti... E attenzione, che non scherzo. Allora ragazzi, alla luce di quello che abbiamo affrontato in classe, volete dirmi le vostre considerazioni, le vostre impressioni? A quei tempi molte persone sono state troppo cattive, noi adesso non arriviamo a fare queste cose. Io invece penso che oggi la situazione sia molto simile, infatti spesso si arriva ad utilizzare mani e offese molto pesanti e continue. In classe una ragazza ha iniziato a portare il velo ed è stata presa in giro. Mi ricordo i cori razzisti che ho sentito allo stadio, ero disgustata e mi stavo anche chiedendo perché. Sembra che la storia a volte si ripeta, anche se le discriminazioni possono essere diverse. L'altro giorno, per esempio, ho sentito di un barbone romeno che a Milano è stato pestato con la sua stampella da tre ragazzi mentre dormiva su una panchina. Ma, prof, ma anche a Roma è successo questa cosa simile. In rete però ho letto che è stato aiutato dei ragazzi che stanno passando di lì. E per fortuna, dobbiamo avere il coraggio e la forza di opporci quando vediamo queste cattiverie, non rimanere indifferenti. Ma riusciamo ad essere così coraggiosi? Io penso di sì, io non riuscirei ad essere tanto cattiva e se fossi vissuta nel 38 non mi sarei mai schierata con i fascisti. Quello che è stato vissuto dalle persone nel 1938 è stato come un lavaggio del cervello, perché i bambini non possono arrivare da soli a pensare queste cose. Infatti, ho capito che la Shoah non sarebbe stata possibile se non fosse stata preceduta dalle leggi razziali, le leggi dello Stato. Ho sentito alcuni miei amici che dicevano: ma sì, dai, tanto sono cose passate, e poi non è successo a noi o alla nostra famiglia. Ma sono sicura che se tutti ci ricordassimo degli orrori avvenuti, certi episodi non si ripeterebbero. Per capire fino in fondo dobbiamo immedesimarci. Anche io penso che sia giusto ricordare, ma non solo tutte le cose brutte e orribili che sono successe, ma anche chi con forza ha agito per il bene degli altri. Anche io credo che oggi, sotto forma di altre azioni, comunque questi episodi accadono lo stesso. È sempre meglio ricordare perché il razzismo si presenta quando meno ce l'aspettiamo. I giovani di quell'epoca non potevano pensare con le loro teste. È un rischio che potremmo correre anche noi se non stiamo attenti a ciò che ci viene proposto. Mi piace pensare a un mondo dove ci sia sempre più speranza e solidarietà. Quindi, prof, non dimentichiamo, perché alla fine, se l'uomo perde la memoria dei suoi valori più profondi, può diventare veramente un mostro. Quali sono, ragazzi, questi valori? Solidarietà. Comprensione.
Ascolto. Uguaglianza. Rispetto per gli altri e libertà di essere se stessi.